Adesso? Va bene, allora, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, grazie per quelli che si sono collegati adesso per la prima volta, grazie a quelli che sono rimasti con noi dopo l'incontro col professor Cartosio, naturalmente grazie, grazie molte, grazie davvero di cuore al nostro ospite, il professor Paolo Berdini. Che noi ringraziamo di essere qui a questi nostri incontri nell'ambito della nuova materia di educazione civica. Chi è Paolo Berdini? Allora, Paolo Berdini è un urbanista, poi ci spiegherà cosa fa un urbanista e quanto è importante per la nostra vita. Ha pubblicato, ha lavorato molto, il professor Berdini mi ha mandato una biografia Biografia molto molto essenziale essenziale perché perché è giusto che le persone che hanno fatto cose importanti siano anche modeste, un po' alla Socrate, mettiamola così. Comunque ha lavorato molto a Roma e nella regione Lazio. Peraltro l'ultima cosa che ha fatto l'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici a Roma per un breve periodo, dal luglio 2016 al febbraio 2017, nella attuale giunta Raggi. E invece ha scritto anche molto, ha pubblicato La città in vendita, Breve storia dell'abuso edilizio in Italia, che direi è un titolo molto interessante, Le città fallite, i suoi saggi sono apparsi sulle riviste come gli Asini e Micromega, sull'urbanistica romana ha collaborato con un grande, poi lui magari ci dirà meglio, Italo Insolera all'aggiornamento di Roma Moderna, ha pubblicato Lo stadio degli inganni, recentissimo, Derive a Prodi, penso che stiamo parlando dello stadio di Roma, ma poi ci dirà meglio il professore, e poi Roma, polvere di stelle, nel 2018. Il professore ci ha mandato un titolo che voi avrete già visto perché i vostri professori, naturalmente ringrazio tutte le classi e tutti i professori che hanno aderito a questo incontro e per problemi tecnici dovuti al fatto che indubbiamente non è semplicissimo seguire le domande in chat, in questa seconda parte degli incontri di oggi abbiamo deciso che le domande verranno formulate dagli studenti e spedite sulla mail dei rispettivi professori, dei coordinatori di classe, e poi i professori la spediranno a me sulla mia mail istituzionale. È un pochino meno, diciamo, smart e meno rapido della chat, però anche per me è più facile, nel senso che seguire nella chat, oltre ai commenti, andare a ricercare le domande, insomma, non era semplice, quindi abbiamo pensato di fare in questo modo. Allora, dicevo brevissimamente per non togliere tempo né al professor Berdini né alle vostre domande, quando il professore mi ha mandato il titolo del suo intervento, io un po' provocatoriamente con le mie classi, il titolo è La città e la costruzione della comunità, ho detto: ma insomma, no? Ha davvero qualcosa a che fare il disegno fisico delle strade, delle vie, delle piazze, dei palazzi di una città con la costruzione della comunità, cioè dei legami che poi si creano all'interno della comunità? O non invece, come qualche volta pensiamo tutti, no? In fondo, costruire qualcosa, che sia uno svincolo, che sia un centro commerciale, che sia invece un parco, una scuola dentro il parco come la nostra, Liceo Casiraghi, sia un'operazione del tutto, come potremmo dire adesso, voglio dire così un po' brutalmente, meccanica, no? Banale, meccanica, un po', dicevo prima, come il Lego, io mi metto lì, metto un po' dei mattoncini e poi le persone ci gireranno intorno a questi mattoncini, su via. No? Che cosa c'è di così stravagante? Il professore ci ricordava nella sua presentazione che le città ovviamente non sono naturali, ma sono del tutto artificiali e sono anche abbastanza recenti, no? 6-7 mila anni nella nostra storia, e che nelle città si giocano le relazioni fra individui. E le relazioni fra individui, ora qui ci sono un po' di classi quinte, ma non tutte, insomma, secondo un grande uomo, un grande intellettuale europeo, Sigmund Freud, sono certo dettate da sentimenti, come dire, positivi, potremmo dire, che noi chiamiamo Eros, e sentimenti però anche non del tutto positivi, che lui stesso chiama Thanatos, cioè pulsioni, diciamo così, aggregative, e pulsioni invece disgregatrici e distruttive, che lui stesso chiama Thanatos. Ora, per quelli che studiano greco non dovrei tradurre, ma in questa scuola giustamente ci sono sia il liceo classico, il liceo scientifico che il liceo linguistico, quindi Eros e Thanatos, diciamo, amore e morte.
Poi leggendo, preparando questo incontro di oggi, ho letto alcune interviste che il professor Baldini ha rilasciato in questi giorni e mi ha fatto, come dire, mi ha colpito molto il titolo di una, in cui il professore, che naturalmente vive e lavora a Roma, dice: cinque linee tranviarie in 5 anni e una villa borghese in ogni quartiere. Naturalmente stiamo parlando di Roma, villa borghese è una villa meravigliosa e soprattutto ha un parco meraviglioso. E poi il professore, citando un grande uomo, un grande intellettuale che è Papa Francesco, dice: vorrei riprendere quello che ha detto Papa Francesco su un'idea di ecologia integrale, cioè affrontare il problema della città da un punto di vista di un'ecologia integrale. E allora, questo mi sembrava interessante, no? Perché le città sono entità non naturali, sono entità culturali, eppure parliamo di un'ecologia integrale della città. È interessante, sono come sempre, sono interessanti i concetti che ci stimolano. E allora io adesso lascerei la parola assolutamente al professor Berdini. Mi raccomando, ragazzi e ragazzi, mandate le vostre domande, è un'occasione interessante per capire che cos'è un urbanista e che cosa ha a che fare con la nostra felicità o infelicità di cittadini e cittadine. Può parlare? Sì. Buongiorno a voi tutti, cari ragazzi e ragazze. Iniziamo questa nostra riflessione sulla città. E io partirei da una notazione. Cioè, forse oggi dobbiamo anche demitizzare alcune convinzioni che sicuramente voi avrete, come l'ho avuta io. Allora, c'è una convinzione particolare che dice che le città nascono da sole, un po' quello che vi diceva la vostra professoressa Innocenti, insomma, vengono belle quasi per una creazione che viene chissà da dove. Guardate, ragazzi cari, che non è così. Noi abbiamo una storia ormai di 5 o 6.000 anni della costruzione delle città, pochissimo, come vi ricordava la vostra professoressa, rispetto al percorso che l'Homo sapiens ha costruito da 200.000 anni fa, il primo Homo sapiens a quella data. Quindi voi pensate bene che il 97% della nostra, appunto, evoluzione umana lo abbiamo passato nelle caverne oppure in abitazioni palentende, eccetera, eccetera. Insomma, la città appartiene all'ultimo tratto, no, della nostra esistenza. Però la città, da quando nasce, ha sempre un significato che va al di là delle questioni pratiche, del risolvere la questione della vita, del mangiare, del lavoro. Poi ci arriviamo. Però le città sono state sempre il luogo dove la classe dirigente, che in quel momento esplicava il suo potere, ha sempre avuto sotto la regia ferrea di un disegno chiaro. Io vi faccio un esempio perché sono gli esempi che forse riescono a accendervi la fantasia e alcuni ricordi dei vostri studi, ma nella Roma meravigliosa della fine del 400, quindi siamo diciamo in pieno Rinascimento, viene reintrodotta la figura del maestro di strada. Cioè, in buona sostanza, i papi che ritornano da Avignone, ritornano, come sapete, all'inizio del 400, del 1400, rimettono una figura che controlla le trasformazioni della città. E guardate un po', i primi maestri di strada sono persone che si chiamano Bramante e si chiamano Raffaello da Urbino. Cioè, evidentemente c'è a cuore il fatto che la città venga fuori ordinata e che soprattutto guardi alla bellezza. Allora io comincio il percorso con voi e ce ne andiamo verso Milano. Adesso voi state tutti, credo, più o meno a Sesto San Giovanni, attraversiamo completamente Milano e ce ne andiamo a Sant'Eustorgio, che è una strepitosa chiesa. Milano, no, è famosa perché è la città produttiva, in realtà non, anche qua demitizzatela, Milano
a dei gioielli della cultura e dell'arte, come quello che vi narrerò, inestimabili, perché è stata una città importantissima, perché è stata una città ricchissima, perché è stata una città che ha investito nella cultura e nella bellezza. Che cosa c'è a Sant'Eustorgio di grande? È via di Porta di Cinese, quindi stiamo verso sud, stiamo verso i Navigli, insomma. C'è una cappella che è stata fatta in maniera davvero molto, molto importante, perché sta in asse con l'abside della chiesa, quindi è un luogo, sta dietro l'abside ovviamente, però è un luogo, come capite, molto, molto simbolico. Questa cappella, che è stata forse fatta da uno dei più grandi architetti del Rinascimento, Michelozzo Michelozzi, che è stata affrescata, sono affreschi che dovete vedere, da Vincenzo Foppa. Ecco, questa cappella è stata fatta da un banchiere. Questo banchiere si chiamava Portinari, Pigello Portinari, era un fiorentino. Sapete che Firenze, con i Medici, ha una delle più grandi banche d'Europa, cioè una città ricchissima perché ha disloca in tutto il mondo, da Bruges a Milano, nelle zone ricche dell'Europa, disloca appunto degli sportelli bancari. Lui dunque fa il banchiere, addirittura qualche piccolo studio sulla persona, forse lui addirittura ha praticato l'usura, quindi pensate un po' che livello etico della persona. Ebbene, se voi andate però nella Cappella Portinari, voi rimarrete sbalorditi dalla bellezza infinita di questo luogo. Dunque è quello che vi accennava la vostra professoressa Innocenti, la bellezza. L'eros, la pulsione verso la bellezza e la pulsione verso la violenza, se volete, perché insomma il commercio dei soldi non è mai una cosa così, così straordinariamente bella. Evidentemente possono andare insieme fino a un certo punto. Faccio un altro esempio che anche questo insomma vi lascerà, perché sono luoghi che conoscete o che dovete conoscere in assoluto. Ma insomma, Federico II di Montefeltro, siamo qui nella prima metà del 400, è un condottiero, cioè è una persona che vive Urbino, è una delle città più belle, secondo me, del mondo. Cioè, è qualcosa di mirabile. Il suo palazzo, lui ha investito nella costruzione del palazzo e ovviamente ha investito i soldi che lui ricavava da ammazzamenti senza fine. Però quei soldi l'ha investiti nella bellezza, cioè, ha fatto lavorare i migliori architetti e i migliori artisti, scultori, pittori e quant'altro. Un ultimissimo esempio, che peraltro ha anche a che fare con Montefeltro, con Urbino, perché la famiglia che dà al papato due papi, il secondo in particolare Giulio II, poi della Rovere diventeranno i padroni di Urbino perché i Montefeltro spariranno. Giulio II è esattamente uguale. Uno dice: ma un papa starà sicuramente facendo qualche meditazione oppure qualche esercizio spirituale. Quando mai? Giulio II passa la vita peggio che Federico II a fare guerre. Ecco, Giulio II è stato un papa che a Roma ha lasciato delle opere inestimabili, cioè una parte di quella ricchezza che derivava dall'acquisto di città, di beni, appunto dalla violenza del rapporto, è stato investito nella bellezza. Vedete che dentro una città questa pulsione tra Eros e Thanatos è evidentemente una costante che non possiamo distinguere. Io ho sempre fatto riferimento in questi ragionamenti a una figura che mi è molto cara, perché Ernesto Balducci è stato un grande pensatore del Novecento, un grande intellettuale, e lui su questo ha costruito, su questa appunto pulsione tra la spinta unitiva che c'è sempre stata nelle città e la spinta invece all'accaparramento, alla violenza, ha costruito un po' tutta la sua teoria. Allora, a questo punto io devo per forza dire perché c'è questa pulsione unitiva all'interno delle città. Non sarà mai che è proprio la fondazione delle città che ha in sé il germe
no, della comunità che tante volte è stato appunto violentato, ma che comunque rimane e rimane sempre. E qui, mi permettete di dirlo, insomma, non abbiamo grandi scritti a cui attingere. La scrittura nasce, guarda caso, proprio con le città, le prime città del Medio Oriente, perché la mezzaluna fertile è la parte del mondo che dà una ricchezza infinita. Pensate un po' che in quella parte del mondo c'erano due raccolti, non uno soltanto, perché il clima era talmente bello, caldo e soprattutto temperato, cioè fuori da picchi, che loro potevano fare due raccolte di grano, due raccolte del cotone, eccetera, eccetera. Quindi una ricchezza immensa. Questa ricchezza ha creato appunto le prime comunità urbane. E perché c'è questa comunità? Lo troviamo in un passaggio mitico, appunto. Non ci sono racconti, non ci sono appunto intellettuali che hanno narrato questo, ma c'è il mito. Allora il mito ve lo racconto è nel libro, uno dei libri, il primo libro della Bibbia, la Genesi, è la storia di Giuseppe. Giuseppe è un ragazzo che insieme ai fratelli fa il commerciante. È molto invidiato dai fratelli, perché comunque lo vendono a una carovana di commercianti, perché non lo sopportano, perché è sempre il più bravo, perché è sempre quello più intelligente, eccetera, eccetera. Lui dunque va schiavo in Egitto, da persone che frequentano i faraoni. Quindi sta in un ambiente, insomma, è schiavo, però no, apprende e fa. Lui diventa abbastanza famoso perché interpreta i sogni dei suoi datori di lavoro che lo tengono schiavo. A un certo punto il faraone ha dei sogni terrificanti perché sogna le sventure più tragiche per la sua terra, e tutti i suoi sacerdoti, tutti i suoi intellettuali non riescono neppure a capire che cosa avverrà, non gli danno un'interpretazione che lui accetta. A questo punto uno delle persone che frequenta il faraone gli dice che un suo servo riesce a capire i sogni, e che fa il nostro amico Giuseppe? Dice al faraone che tutto quello che lui sta sognando è l'arrivo di una carestia. Io vi sto parlando mentre noi viviamo chiusi nelle nostre case, perché non è arrivata una carestia, ma è arrivata una cosa che ha sconvolto la vita. Ecco. Questi sconvolgimenti della vita nelle città dell'antico impianto erano frequentissimi. Pensate, se avevate 2 anni o 3 anni di siccità, come succedeva perché non c'erano i mezzi moderni che abbiamo noi, era un disastro, nel senso che c'era gente che non poteva sostenersi e mangiare. E allora che gli dice il nostro giovane Giuseppe? Gli dice che quei sogni che stanno facendo arrivare, che gli hanno fatto vedere che arriverà una carestia, possono essere risolti soltanto costruendo un granaio. Il granaio è il luogo centrale della città, è quello che nei periodi appunto di penuria riesce a ridare a tutti i cittadini quello che sarebbe invece mancato. Guardate che i medici, torno alla Firenze del 400, i medici sosterranno di essere loro gli eredi di Giuseppe. Pensate quanto era importante nell'antichità questo mito di Giuseppe. Loro danno incarico a grandi pittori come Pontormo di fare dei dipinti, e in questi dipinti all'interno della città c'è un immenso granaio. Peraltro, quando andrete a Firenze, poco prima della piazza dove è il Palazzo Comunale, la straordinaria piazza di Firenze, sulla destra voi troverete Or San Michele, che sarebbe Orto San Michele, quindi era prima una piccola chiesa. Quello è il granaio di Firenze, non ha mai funzionato come granaio, ma insomma, se lo visiterete con l'attenzione che merita, vedrete che dentro i pilastri di pietra c'erano tutte le tubazioni che potevano permettere al grano di scendere dal piano superiore e andare alla distribuzione. Quindi capite che in una città che, vi sto parlando dell'Egitto del periodo nel 2000 a.C., in cui c'è la schiavitù come metodo,
E dunque le differenze sociali sono enormi, gigantesche. Eppure, nonostante quelle gigantesche differenze sociali, c'è un pensiero che ci accomuna, c'è il granaio che è l'elemento che deve unirci. Stiamo tutti all'interno di un recinto, perché le mura nascono ancora più tardi, c'è un recinto che difende le nostre città. Dentro quel recinto, al di là delle differenze sociali, che vi dico erano tragiche, e però c'è qualcosa che ci unisce. Allora, la bellezza, perché in quelle città si investiva nella bellezza, insomma, quando andrete, io spero che ci siate andati, ma insomma, quando andrete in Egitto vedrete delle cose meravigliose, oppure basta andare nel museo di Torino, perché cose meravigliose che riuscirono a fare. È stato l'elemento che secondo me ha dato forma a questa pulsione unitiva che stava nelle città. Forse ce l'abbiamo nel DNA, cari ragazzi e ragazze, perché gli antropologi, io spero che voi facciate gli studi che più amate appena finite il liceo, perché dovete metterci tutto l'entusiasmo di cui siete capaci, ma gli antropologi ci dicono che il primo flauto c'è una gara perché adesso si riesce con tecniche sempre più raffinate a capire quali sono i giacimenti non preistorici. Comunque, fino adesso il primo flautino è sloveno e niente meno che 55.000 anni fa. È un flauto fatto con un osso di orso e è bellissimo, un pezzetto che trovate sul vostro web. Poco prima di questa scoperta c'era sempre il primo flauto, era di 35.000 anni fa, è un flauto tedesco fatto con un osso di uccello. Le grotte di Lascaux, che sono nel sud della Francia, in cui ci sono dei dipinti commoventi che lasciano davvero sbalorditi, datano 17.500 anni fa. L'ultima glaciazione è quella di 11.000 anni fa. E da allora poi nascono le nostre città, non prima perché non ci sono le condizioni. E dunque prima delle città, se ci pensate, quelle date ve le ho date per questo, prima delle città c'è una pulsione verso l'espressione artistica, verso il sollecitare la parte più nobile che c'è al nostro interno, che insomma la fa da padrone, è l'elemento, secondo me, meraviglioso. Che noi abbiamo. Dice, ma la bellezza, forse l'avrete sentito dire, ma la bellezza non serve, con la bellezza non si mangia, con la cultura non si mangia, tutte queste banalità che ogni tanto sentite. E beh, qui vi racconto invece un passaggio che con la cultura non solo ci si mangia, ma ci si salva la vita e il patrimonio artistico. Vi racconto questa piccola storia che ha segnato la vita di Sansepolcro. Sansepolcro è un piccolo luogo che sta nell'alta valle del Tevere, al confine in Umbria, ma al confine con la Toscana. Sansepolcro dà i natali a uno dei più prestigiosi pittori del Rinascimento, Piero Vanga. E durante la Seconda Guerra Mondiale c'è un capitano dell'esercito inglese che deve decidere il bombardamento della via di fuga dei tedeschi. Siamo nella metà del 1944. Questo capitano aveva fatto degli studi artistici e città di Castello viene bombardata e dopodiché tocca alla piccola Sansepolcro e lui dice: ma Sansepolcro io lo ricordo. Insomma, fruga nei suoi ricordi e si ricorda che a Sansepolcro ci sono gli affreschi più belli del Rinascimento, questo dicevano i suoi maestri di studi nelle università inglesi. E dunque lui non fa bombardare Sansepolcro, che si salva. Quindi, se noi vediamo ancora gli affreschi, che quelli sì, dovete andarci per forza, è obbligatorio che voi andiate una volta che capita a Sansepolcro, ovviamente quando finisce questa maledetta pandemia. Vedrete gli affreschi lo dovete a questo capitano inglese, che ve lo dica a fare.
Sesto San Giovanni è stata massacrata da bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè quello che già era venuto in maniera disordinata, sapete la vostra storia, della vostra città, ebbè, è stato veramente colpito duramente. E allora la cultura ha salvato una parte della ricchezza artistica e delle meraviglie. Io ho fatto un quadro, insomma, della parte unitiva. Sulla parte, diciamo, della violenza nelle città, io vi do solo un esempio, così rimettiamo a posto la bilancia. La più grande studiosa delle città del Medioevo, ci dice che nelle città, lei ha studiato Assisi, insomma, con molto approfondimento, che in una città di quasi 10.000 abitanti, questa era la piccola Assisi durante il Medioevo, le famiglie che detenevano il potere erano 10-15. Quindi voi capite che la città è sì il luogo in cui poi chiamo Giotto, in cui ci sono gli affreschi anche lì più belli del ciclo medievale, però è pure una città che c'è una davvero differenza di vita tra chi detiene appunto le chiavi della città, quelle 10 o 15 famiglie che ci dice sempre Chiara Frugoni, oppure delle persone che insomma ce la fanno o non ce la fanno, e quando ce la fanno sono costrette a ricorrere al granaio di cui vi parlavo prima. Quindi la città è grande differenza sociale, la città è grande differenza di reddito e grande differenza di prospettive. E allora qui facciamo un salto e cominciamo a ragionare di come possiamo ricondurre queste città che sono nate con questa pulsione unitiva, come le possiamo riportare un scenario che possa convincere a partecipare, in particolare a voi, e dovete guardare il con grande, anche qua, scusate se ve lo dico, state lontani da questa retorica insopportabile che tutti i giovani devono andare all'estero perché se non all'estero non riesce. Non è vero nulla. C'è stato un bellissimo studio, che credo studio, insomma un piccolo ragionamento fatto con interviste su ragazzi che dall'estero vengono a studiare in Italia e vengono a lavorare in Italia, che si trovano benissimo in Italia. Davvero abbiamo la possibilità di dare una prospettiva a tutti voi. E allora, per dare una prospettiva, io credo, sono convinto, che noi dobbiamo ricominciare a dare molta attenzione alle nostre città. Dobbiamo essere noi, e soprattutto la vostra generazione, quella che riprende in mano le chiavi della città. E allora qui io vi do quattro piccoli esempi e poi concludo con l'invito della vostra professoressa Rita Innocenti sul fatto dell'ecologia integrale, che credo sia un elemento che un po' sollecita la vostra sensibilità. Insomma, io non ho dubbi che siano i giovani quelli che hanno a cuore davvero il destino del pianeta. Allora, come nasce questa straordinaria ricchezza di servizi che noi abbiamo? Perché anche qui cercate di discernere su quello, su, no, perché c'è questa retorica, anche questa insopportabile. Ma le nostre città non sono belle come quelle del Medioevo. Ma ve l'ho raccontato prima, che la città del Medioevo, in cui si dice, no, con questi appunto errori proprio filologici, che le piazze erano il luogo dove tutti si potevano esprimere. Intanto cominciate a togliere dalle piazze tutto il genere femminile, che non ha nemmeno diritto di andarci in piazza se non è accompagnato dal marito o dal padre. Quindi 50%, forse un po' di più, 52-53% non compare proprio. Dopodiché, se non siete istruito, in quella piazza voi non ci andate perché non potete neppure parlare. E allora tutta questa retorica sulla bellezza della città medievale è legata alla indubitabile bellezza delle nostre città. Ma attenzione, che il filo del ragionamento che io vi ho proposto con questa lezione è che noi oggi possiamo godere
di una struttura sociale che non c'è mai stata nella storia dell'uomo. È questo che io vi chiedo di mettere davvero a sistema. Tutto quello che noi abbiamo, il fatto che possiamo studiare e voi state studiando in una scuola d'eccellenza, tutto il fatto che poi so bene che in questo momento parlare del funzionamento della sanità, insomma, che non è che ha funzionato bene, badate che però che quando la piccola Siena prova a diventare, loro provano a costruire il Duomo di Siena, che quando vedrete il Duomo di Siena, pensate che quando andate nella navata della chiesa, quella era il braccio trasversale della gigantesca, cioè loro hanno in mente di fare una chiesa che è più grande di San Pietro. Si sono montati la testa perché è una città ricchissima, straordinariamente bella. Arriva la peste del 1327 e Siena finisce per sempre i suoi sogni. Quello che voglio dire è che oggi la sanità, che pure non ha funzionato, in molte regioni non ha funzionato, ha funzionato molto male, è un baluardo per la tutela della salute, non solo di tutti noi, ma in particolare della parte più anziana, quella più esposta, quella più fragile. E anche questa è un'acquisizione abbastanza recente. E io vi posso aggiungere, così torniamo alla città, che nel 1968 un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici ha sancito il diritto ineludibile per tutti i cittadini di avere un certo numero di servizi a disposizione, dal verde alle scuole, ai parcheggi, cioè ha dato un ordine alla città. Poi so benissimo, perché lo faccio per mestiere, che quel decreto ministeriale che si chiama 1400, è chiamato degli standard urbanistici, il 1444 del 68, non è attuato in tante città, in tante zone delle città, però è la legge che conta. Quello è un istituto legislativo fondamentale. Io vi faccio un altro esempio straordinario, no, della legislazione sui servizi, appunto, che abbiamo noi, che appunto è quello. Ci siamo interessati pure alle minoranze. Pensate alla legge Basaglia che ha chiuso per sempre, anche se non è risolta la questione, gli ospedali psichiatrici dove venivano messe le persone. Oppure pensate alla legge Gozzini, che ha, diciamo, umanizzato per quanto possibile le carceri italiane. Cioè, è stato tra gli anni 60 e gli anni 80, c'è stato un fiorire di straordinari tentativi di dare una struttura alla tensione unitiva che vi dicevo, che c'è sempre stata nella città e che appunto ha trovato in queste leggi la possibilità di esplicazione. Io però ci torno tra un attimo, fatemi dire quali sono gli esempi che secondo me più straordinari, no, di questo percorso nella costruzione della parte sociale, no, delle città. E vi porto alla fine dell'Ottocento in tre regioni. Ho preso tre esempi così sono chiari. Tre regioni, insomma, ovviamente che hanno avuto una storia economica fondamentale. Cominciamo dal Piemonte, vicino Torino c'è una piccola città che si chiama Collegno. Quando ci andrete c'era un villaggio Leumann di questo industriale svizzero, che fa una filanda di cotone e costruisce un piccolo villaggetto meraviglioso, nel senso che ci sono delle case per gli operai, ci sono i servizi. C'è un modo di vivere comunitario. I Crespi d'Adda sono molto più vicini a voi da Sesto San Giovanna, perché Crespi, appunto, lo dice la parola stessa, il villaggio prende il nome dalla famiglia e sta sull'Adda, è sempre della fine dell'Ottocento. Loro sono grandi industriali tessili, fanno un villaggio in cui ci stiamo tutti, perché c'è la scuola, c'è l'ospedale, c'è la parte, diciamo, della vita sociale, c'è un piccolo teatro. E che credete, come vi dicevo prima, che sono scomparse le differenze sociali? Ma certo che no, perché c'è il castello neogotico della famiglia Crespi, ci sono le case molto belle per i dirigenti della Filanda, e poi ci sono le piccole casaschiera per gli operai. Però vedete che
c'è il riconoscimento della dignità della persona, stiamo tutti insieme dentro quel recinto della piccola Crespi Dadda, perché tutti insieme lavoriamo per un futuro possibile. Terzo esempio velocissimo è quello della Filanda dei Rossi a Schio, quindi siamo in Veneto, allora Piemonte, Lombardia e Veneto, cioè la struttura potente. No, davvero dell'industrializzazione dell'Ottocento in Italia e lì pure trovate questa meraviglia delle case più o meno belle, più o meno grandi per gli operai, trovate però i servizi, trovate il piccolo giardino, trovate le scuole. Quando arriva a maturazione, prima che arrivino le leggi che vi dicevo, perché le leggi, sapete, seguono un po', no? La tensione che c'è nella società. Vengono nella piccola Ivrea dove c'è la famiglia Olivetti che insomma sapete che loro avevano addirittura praticato la prima sperimentazione dei computer, ma cominciano con attività legate alla costruzione di macchine da scrivere. Soprattutto Adriano Olivetti, che è un personaggio di grandissimo spessore culturale. Lui teorizza, è il primo che teorizza finalmente questa città-comunità. Lui finanzia una rivista che si chiamava proprio Comunità, perché lo riprende da pensatori francesi, insomma, un uomo che studia molto, che viaggia, che conosce l'America, che insomma, ha una grande intelligenza. Nelle sue fabbriche, lui dice in questi suoi scritti, si lavora e dunque c'è il sostentamento delle famiglie. Nella città, dice, c'è l'evoluzione spirituale. Guardate che sto parlando di un socialista, eh? Poi lui ha una vicenda insomma molto complessa, però lui all'inizio è un socialista e parla di evoluzione spirituale perché sa bene che è nella città che si vive questa pulsione appunto della comunità. Io vi dico solo questo, poi arriviamo all'oggi, se non la faccio troppo lunga, vi dico che nelle sue fabbriche c'erano 2 ore di pausa. E queste 2 ore non solo c'era la mensa per tutti gli operai, ma poi l'operaio poteva andare nella biblioteca, poteva prendere il giornale che voleva oppure passeggiava nei parchi che stavano intorno alla fabbrica. Ivrea è un altro luogo dell'elezione del cuore perché lì non c'è più produzione, ci sono i call center, quindi è un po' una tristezza, però ci sono tutti i servizi che lui inventa i primi asili. Per i bambini dei suoi dipendenti, lui inventa quasi per primo, perché non è stato proprio per primo, le colonie, no? Per mandare in vacanza i dipendenti, insomma c'è una tensione a fare. Dove la ritroviamo allora questa tensione, visto che, come purtroppo sapete, perché tocca a voi vivere in questo momento di contraddizione, abbiamo cominciato da 20 anni più o meno, perché questa è la svolta culturale e economica insieme. A chiudere i servizi perché non ci sono i soldi, perché non possiamo permetterci di avere quel centro sociale, perché non possiamo permetterci, abbiamo chiuso anche le scuole, attenzione, io parlo per le mie origini, insomma, di cuore, perché sono marchigiano d'origine, ma nell'Appennino marchigiano, in tutta la catena dell'Appennino, abbandonato, vengono chiuse le scuole perché non ci sono i soldi, non solo perché non ci sono più bambini, ma perché non ci sono i soldi. E che discorso è questo? Vedete che torna questo filo conduttore, cioè prima i soldi servivano per rendere meravigliose le nostre città, poi i soldi sono andati a confluire nella costruzione di un welfare straordinario che permette a tutti noi, me compreso che vi sto parlando, di accedere alla cultura e di poterci davvero realizzare nel sogno della cosa che più amiamo. E adesso cominciamo a chiudere i servizi, cioè stiamo ritornando indietro, stiamo ritornando, la storia fa una conversione a U e torna indietro. E allora come la riprendiamo questa strada? Con due piccole ricette e poi veramente ho finito. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice che la Repubblica rimuove gli ostacoli di natura economica e sociale. E quale altra occasione? Se non l'applicazione dell'articolo 3 di rendere belle le nostre periferie, perché io lo so che le nostre periferie non sono belle, perché nessuno ha investito nella bellezza, e però abbiamo una Costituzione che ci spinge a questo.
E qui, in questo frangente, no, che accennavo, della chiusura più o meno sistematica, più o meno a macchia di leopardo dei servizi, arriva questa ventata di novità da parte di un papa, quindi di una persona che anche qui non avrebbe titolo per parlare delle città, e invece lui ne parla perché viene dal sud del mondo, da una zona dove le favelas accompagnano le città, quindi non c'è neppure il diritto alla periferia, c'è il diritto solo a una baracca. Lui dice che bisogna costruire l'ecologia integrale. E che cosa significa ecologia integrale? Significa che io ho il diritto ad avere una casa, questo è il primo diritto di tutti i cittadini. Poi ho il diritto di avere una città e dunque di avere i servizi, perché sono i servizi che connotano la città, sono i servizi quelli che fanno fare il salto culturale alla nostra popolazione, perché nella scuola appunto, si imparano cose meravigliose e perché con i servizi che sono destinati ad alcune categorie di popolazione si riesce a risolvere anche i problemi, diciamo, di tutti i giorni. Poi la terza gamba del ragionamento dell'ecologia integrale è quello che ve l'accennavo prima, forse vi sta più a cuore di tutti gli altri. Cioè, noi stiamo in un momento in cui uno sviluppo disordinato e appunto predatorio, torniamo a Thanatos che ha vinto e come ha vinto negli ultimi 150 anni, noi stiamo distruggendo il nostro ambiente. Abbiamo i segnali più evidenti, sono quelli del cambiamento climatico, abbiamo i segnali evidentissimi della riduzione di tutti gli ghiacciai che stanno sulla parte alpina, alle vostre spalle, insomma, a nord di Sesto San Giovanni. E che cosa aspettiamo allora a ricostruire l'ambiente urbano? Io lo so che le città sono ambienti costruiti, non sono l'ambiente naturale che siamo abituati a godere. Ma guardate che noi ci salveremo soltanto se la natura comincia a entrare all'interno delle nostre città, se comincerà a essere l'elemento che ridisegna tutte le nostre città che sono cresciute male e che soprattutto hanno periferie molto, molto, molto poco gradevoli. E allora finisco con un esempio. Quale altra occasione abbiamo in questo momento in cui stiamo ragionando ancora chiusi nelle nostre case, ma tra un po', speriamo, riusciremo a riprendere il filo del futuro. Quale altra occasione noi abbiamo per costruire una città in cui i parchi, il verde, riescano davvero a entrare vicino alle case, dove non ci siano distanze tra l'abitazione e la possibilità di godere quella mezz'ora o quell'ora di silenzio e di riflessione all'interno di un posto bello? So che questo costa, perché gestire i parchi, tante volte ci lamentiamo e facciamo bene che i parchi non sono puliti, non sono belli, non sono mantenuti come si dovrebbe. Troviamo i soldi per mantenere questi parchi, ma cerchiamo di fare in modo che le nostre periferie si distinguano per la bellezza e la delicatezza con cui si rapportano ai cittadini, qualsiasi sia la condizione economica e sociale delle città. Allora, come capite, è davvero finito. È la periferia che deve essere messa a fuoco nel futuro. Dobbiamo guardare lì perché è lì dove esistono le contraddizioni più evidenti e più violente di uno sviluppo che forse, insieme a tanta bellezza, ha anche però privilegiato la violenza di rapporti economici che stanno distruggendo la forma comunitaria. Io credo che soltanto ricostruendo queste forme comunitarie, ovviamente nelle forme evolute che voi state maturando, perché sono i giovani che poi portano avanti queste nuove sensibilità, io credo che questa è l'unica strada, cioè ricostruire la comunità. È l'elemento che può portare davvero questa ventata di ottimismo dopo questo anno, anno e mezzo di crudo pessimismo da pandemia. Vi ringrazio molto, ragazzi. Comunque sto qui perché so che farete domande. Allora, grazie
Grazie, grazie al professor Berdini che è stato, direi, estremamente affascinante. Avevo chiesto prima se potevamo Avevo proiettare chiesto le prima se immagini poteva. della Cappella Portinari perché è veramente un gioiello, però magari non è così conosciuta come altre, ovviamente, opere d'arte presenti a Milano, però abbiamo qualche problema tecnico. Naturalmente poi ognuno di noi nelle sue classi farà in modo di riprendere i suoi spunti. La questione periferie è una questione, come dire, che nelle domande ritorna. Io adesso quindi comincio a leggere quelle che mi hanno mandato in chat gli studenti delle mie classi. Ho guardato per adesso sulla posta, adesso poi riguarderò meglio, sulla posta, però mi è sembrato di non vedere mail, però può essere che adesso invece poi arriveranno. Comunque, insomma, sono già abbastanza, professore. Dunque, comincio da Letizia Bedin, quarta classico. Allora, Letizia le chiede, costruzione dei quartieri popolari all'interno della città. E Letizia dice, non capisco perché costruire quartieri popolari per, fra virgolette, agevolare le persone che non possono permettersi alti affitti, quando poi queste stesse persone vengono spesso messe in difficoltà dall'alto tasso di criminalità che solitamente si concentra in questi quartieri. Allora io faccio i quartieri popolari, poi naturalmente diventano, no, dei ghetti, insomma dei luoghi ad alta concentrazione di insicurezza sociale, mettiamo così, e Letizia dice, ci sarebbe una possibile soluzione a questo problema? Cioè, i quartieri popolari devono per forza diventare dei ghetti da cui poi io voglio assolutamente fuggire. Invece Ilaria, sempre quarta alfa, le chiede, qualora durante la costruzione di edifici architettonici, quali strade, palazzi, ponti, si incontrano resti di città antiche a Roma, questo succede sempre, vero? Qual è il rapporto tra innovazione e antichità? Cioè, insomma, deve venire prima l'esigenza della metropolitana, facciamo un discorso che a Roma, vero? O della conservazione. E quanto è difficile poi l'integrazione tra questi due mondi, dice Ilario, tra questi due ambiti? Poi Chiara invece fa un'altra domanda. Quando si ha intenzione di costruire strade o palazzi, e viene un po', come dire, riprende un po' l'ultimo punto che ha trattato lei, professore. Come primo punto si tiene conto dell'area verde, quindi parchi, alberi, giardini, oppure questo aspetto viene messo in secondo piano, privilegiando la costruzione appunto degli elementi, diciamo, artificiali e diciamolo anche di quelli in cemento in cui qualcuno ci guadagna, perché la violenza dei rapporti economici di cui parlava lei, professore, sta anche nel fatto che, come dire, costruire è qualcosa che rende, che crea grande profitto. Alessandro, sempre quarta alfa. La creazione di quartieri popolari, riprende un po' quello che aveva detto Letizia, no? Non rischia di creare una specie di fenomeno di ghettizzazione di una parte della popolazione cittadina che abita in queste aree e anche di chi vi viveva prima, che, come dire, che si trova in un'area di solito periferica, no? Che conseguenza può avere sulla struttura architettonica della città? Cioè, provo come dire, a dire anche, a riprendere quello che dice Alessandro, cioè la serie, si possono costruire dei quartieri popolari belli, come diceva lei, la bellezza può entrare anche nell'architettura popolare. Adesso poi guarderò, io direi di prendere queste domande, poi adesso guardiamo se ce ne sono anche altre, guardo se ce ne sono anche altre, e così facciamo magari un paio di blocchi. Potrei essere provocatoria, professore? Ma Ma le periferie non si le periferie. potrebbero proprio abolire. Cioè, invece che, come, meglio di tutti, è non abbandonarle a se stesse, questo è chiaro, è cercare di costruirle in maniera che non siano degli orribili ghetti in cui c'è solo Xanatos e di Eros non c'è più niente. Però anche l'idea proprio di una città che debba avere, no? Non è forse un'idea anche un po' troppo, appunto, semplice, quella che abbia un centro, poi intorno una serie più o meno di periferie. Quanto invece pensare a città che possano costruirsi altre forme, no, architettoniche, in cui, un po' Roma poi peraltro era così, no? In cui, come dire, ognuno si sente a parte effettivamente di un quartiere, quindi senta di appartenere, di un quartiere che a sua volta fa parte di una città, ma che però, insomma, quel quartiere abbia una sua identità, cioè non sia quel famoso non luogo
che conosciamo molto bene, ahimè, dalla proliferazione di quei luoghi devastanti che sono i centri commerciali, i grandi parcheggi dei centri commerciali, gli svincoli, eccetera, eccetera. Ok. Intanto complimenti ai ragazzi, ragazze soprattutto, perché vincono per 4 a 1, per la bellezza delle domande. Allora io anche qui comincio con un esempio. È uno dei quartieri più tragici di Roma, quindi qui io vengo incontro alle domande, cioè aver costruito una serie di grandi ensemble di case popolari sicuramente portato alla ghettizzazione. Perché dico questo? Perché le persone che avevano bisogno di casa e che in particolare a Roma, non è così da voi al nord, vivevano in baracche, siamo diciamo negli anni 70-80 del Novecento, ha portato che queste persone venissero concentrate in quartieri in cui l'unico servizio è per fortuna la scuola elementare e la scuola media, e addirittura a Tor Bella Monaca, il caso di cui vi parlerò, c'è anche un liceo. È l'unico liceo, a parte Ostia, Lido, cioè la parte a mare, che sta fuori dal raccordo anulare a Roma. Pensate che cosa vuol dire. Durante la costruzione di una parte di questo immenso quartiere, perché fa abitare tutti insieme 25.000 persone, che sono insomma una città di media proporzione della Lombardia, viene fuori un pezzo di strada basolata del secondo secolo d.C. che andava verso i castelli romani. Questo pezzo di strada è stato messo in luce e le case sono state spostate. Così vengo alla domanda anche di Ilaria, che diceva come convive la città antica con quella moderna. Lì c'è una meraviglia, nel senso c'è un basolato che sta in mezzo a delle case di periferia. Ebbene, non ci crederete, proprio per l'incuria, per la mancanza ormai di questa sensibilità comunitaria, quel luogo è il più devastato di tutto Tor Bella Monaca, che riempie le cronache. Badate, io sto parlando del quartiere che ha la più alta evasione scolastica dell'obbligo delle medie, quindi è un quartiere veramente devastato in cui c'è la più alta percentuale di padri e madri che stanno in carcere. Dunque, è un quartiere di grandissima problematicità sociale. Da quel ponticello che passa sopra il basolato, sapete bene, no? Che gli strati archeologici sono molto più bassi di quello che abbiamo noi, che sta dunque a un paio di metri in periferia più basso. Quello è il ricettacolo di tutte le sporcizie che si hanno dentro le case, quindi materassi, televisioni vecchie, eccetera, eccetera. Allora, com'è possibile che un luogo che potrebbe essere l'identità di quel quartiere senza bellezza sia il ricettacolo dell'immondizia? E qua capite che c'è la grande speranza che io ho, cioè ci vorrebbe qualcuno che dice che quel luogo non è un luogo come tanti, ma è l'identità delle persone, così come è stata per davvero per centinaia e centinaia di anni l'identità di molti abitanti della città era quel piccolo centro storico che ci accomunava, al di là di tutto, perché tutti sapevamo quali erano le bellezze. Oggi abbiamo perso questa davvero infinita commozione che ha la bellezza nella formazione delle persone. E allora qui c'è, oggi vale per tutti noi, c'è l'educazione civica, nel senso che sono le scuole che devono tirar fuori, educere dai ragazzi questo sentimento, ma c'è però bisogno, e vengo così all'ultima domanda della professoressa Innocente, c'è bisogno che in quei luoghi ci sia la qualità. E allora qual è questa qualità? Roma, ma non solo Roma, insomma, nel giro dell'Italia, una delle caratteristiche dell'Italia è di avere un sistema museale così diffuso che non c'è in nessun'altra parte del mondo. Questa è la nostra capacità, perché le nostre città sono state il giacimento e il deposito di quelle culture che poi sono andate dentro i musei per preservarle e non essere rubate. Perché allora non costruire
in ogni periferia, laddove è possibile, a Roma è possibile, ma è possibile anche in molte altre parti dell'Italia. Dei piccoli antiquarium, perché lì hanno trovato delle piccole cose a Tor Bella Monaca, pensate, è stata trovata una bambolina d'avorio, alta così come il segno che vi sto facendo, che è quella del III secolo dopo Cristo. È una piccola, cioè, lo so bene che ai Musei Vaticani c'è qualcosa di più straordinario, però quella è stata trovata vicino a casa mia, fa parte del mio DNA, fa parte di questo lungo percorso di riappropriazione dei luoghi. Io però non voglio evitare di rispondere sul fatto delle case popolari, io so benissimo, sono molto d'accordo con le domande, le grandi concentrazioni di case popolari hanno comportato la ghettizzazione delle persone perché quella linfa, no? L'intervento pubblico che li portasse. Io sono ormai convinto, i miei maestri me l'hanno insegnato negli anni Ottanta, che sia soltanto la piccola dimensione, l'integrazione quella che ci aiuterà, è il fatto comunitario. E allora se voi andate davvero nella piccola Ivrea, l'illuminato Olivetti aveva fatto delle piccole enclave di case popolari per operai che stanno vicino alle case degli impiegati, che stanno a loro volta vicino alle case dei dirigenti, un po' quello che era stato fatto dai Crespi nel loro villaggio tessile. Cioè è l'integrazione ancora una volta quella che può essere, che è la carta vincente. Se io metto tutte le persone che stanno in grave stato di disagio sociale in un unico posto, e beh, vedrete che la bocca. Del resto, scusate ragazzi, ma insomma, anche qua voi dovete guardare nel mondo. Le grandi periferie parigine sono questa tragedia, perché lì hanno utilizzato la nostra ricetta, che sì, sono 25.000 persone, non sono tante. Le grandi città nouvelle di Parigi degli anni che lì 70-80 sono 100.000, 150.000 persone, tutte di uno stesso ceto sociale, è da lì che è venuto purtroppo questa davvero alcuni esempi di tragico terrorismo, cioè di mancanza di integrazione. È l'integrazione che la città è stata sempre l'elemento di integrazione che vi dicevo, è il granaio, il simbolo, ovviamente è un simbolo soltanto, è il simbolo dell'integrazione perché dobbiamo tutti avere diritto. Allora, oggi è il diritto alla cultura quello che credo che sia importante, cioè la maturazione delle proprie radici, visto che i grandi sconvolgimenti demografici sono ovviamente esauriti e quindi questa città si sta ripiegando dal punto di vista demografico e dal punto di vista del futuro dobbiamo pensare che l'integrazione è l'unica carta che noi riusciamo a mettere in campo per non avere più periferie. Io sono molto d'accordo con l'ultima provocazione. Basta con le periferie, cioè ogni luogo deve avere il suo piccolo gioiello e allora tutti i cittadini che abitano lì sanno che c'è una cosa molto piccola, modesta, magari il piccolo parco, però c'è qualche cosa di cui io posso andare fiero nella mia parte di città. Benissimo, direi professore, forse potremmo tornare perché lei aveva citato la legge cosiddetta degli standard edilizi alla domanda che aveva fatto Chiara, no? Quando diceva, ma quando io decido di costruire, penso di costruire mettendo prima gli edifici. O penso di costruire mettendo prima i servizi, come diceva lei, oppure appunto il verde. Adesso, noi abbiamo un esempio, noi siamo da questo punto di vista privilegiati, no? Quando ovviamente potevamo andare a scuola, di essere dentro, che adesso siamo come tutti. Comunque, come sempre, questa situazione, come diceva lei, può essere, nella tragedia che stiamo vivendo, naturalmente, un'opportunità per vedere quanto la socialità ci manca, no? Cioè, quanto siamo veramente animali sociali, come aveva detto un grande filosofo. E allora dicevo, noi siamo fortunati perché siamo inseriti all'interno di un grande parco cittadino che degli amministratori molto, molto lungimiranti, 40 anni fa, se non ricordo male, hanno pensato di costruire su un ex sito post, cioè su un sito post-industriale, la Breda, perché questa è la struttura, insomma, del nostro hinterland, invece di farci appunto il solito centro commerciale, ora lo so che
sembro una che odia i centri commerciali, ma un po' li odio, perché, come diceva lei, invece di andare in centro città, adesso si va al centro commerciale, che poi al suo interno cerca di riprodurre l'immagine, come dire, della città, no? Cioè c'è la stradina con i negozi, e però è tutto finto. Allora questo stare costantemente a contatto con il finto e neanche tanto bello, può essere che ci faccia male. Comunque dicevo, centro commerciale piuttosto che lo svincolo, piuttosto che non so che cos'altro. Ecco, questa, diciamo così, intelligenza dei luoghi o questa sensibilità per i luoghi, di solito in Italia, nelle grandi città, come dire, in cui ha lavorato lei, come Roma, piuttosto che nelle città dove viviamo noi, è stata praticata oppure no? Oppure quello famoso Xanatos che prende il nome o l'aspetto, insomma, diciamo, dei grandi costruttori, insomma, dei grandi interessi economici, ha di solito fatto vedere questi come non bisogni. Cioè, quando si deve pensare a un parco, diciamo, io ho avuto una piccolissima esperienza nell'amministrazione di Sesto San Giovanni, di solito uno pensa che queste siano, come dire, questo la dico così, siamo un po' la ciliegia che tu puoi mettere su una torta, ma non è la torta, cioè la torta è tutto il resto. Poi c'è, devi anche accontentare, diciamo così, in parte la popolazione o forse le sensibilità ecologiste, un'aiuola, un giardinetto, una cosa, ma non è il tuo primo pensiero, cioè queste persone dove potranno andare, dove si ritroveranno, cosa potranno fare, i ragazzi dove potranno andare, cioè potranno andare soltanto appunto al centro commerciale o ci sono altri luoghi nei quali loro possono andare, i ragazzi e non solo i ragazzi. Butto lì un'ultima, ulteriore piccola provocazione, ma fino a un certo punto. Nelle città ci sono ovviamente episodi di violenza, le città sono insomma più insicure che se uno sta in una casa in campagna isolata, no? E di solito la violenza colpisce di più le donne, colpisce di più le donne per tanti motivi, purtroppo lo vediamo insomma tutti i giorni. Allora le chiedo, mi chiedo e le chiedo, quanto può fare un'amministrazione comunale saggia e come dire, che si avvale di urbanisti, insomma, per lavorare sulle città anche per questo, cioè della serie. È chiaro che la questione della violenza e del rapporto tra i generi è una questione amplissima che va affrontata da tantissimi punti di vista. Ma di nuovo, il disegno delle città, il disegno di un sottopasso per attraversare una ferrovia, piuttosto che di un parcheggio, cioè dei luoghi, insomma, diciamo, un po' più sicuri, piuttosto che illuminazione, eccetera, è veramente, come dire, inessenziale, è veramente, non ha niente a che fare, o invece può creare percorsi virtuosi. Adesso abbiamo visto tutti, insomma, quell'episodio di violenza atroce che si è verificato a Londra e che ha rimesso in discussione appunto la città, la sicurezza, che tutti ovviamente cerchiamo nella città, e la parità di genere, perché è chiaro che anch'io, come tutte le donne, e anche alle mie allieve, lo dico così come l'ho detto a mia figlia, cerco di non mettermi in situazioni di difficoltà perché nessuno di noi vuole essere in una situazione di pericolo, però questo naturalmente limita la nostra cittadinanza, cioè oltre una certa ora è meglio non andare in giro, se non sei accompagnata è meglio non andare in alcuni luoghi, eccetera, eccetera. E questo sappiamo quanto sia, dal punto di vista della Costituzione, ingiusto. Accidenti, questa sì che è una domanda. È che, torniamo anche a Chiara. Allora, a Chiara io ho solo un suggerimento, di guardare con gli occhi di chi vede una città già tutta costruita, e che deve fare lo sforzo incredibile, perché guardate che è uno sforzo, ovviamente bisogna poi avere la grammatica degli interventi, per carità, acquisire la cultura, quindi chi farà gli studi, no? Da architetto, da ingegnere, da urbanista, saprà. Però a prescindere da chi farà gli studi, dobbiamo avere gli occhi per capire di come, con qualche piccola accortezza che deriva da una nuova cultura, noi riusciamo a rendere le nostre città un po' più vivibili. E allora facciamo l'esempio che secondo me è più strepitoso di quello che è avvenuto davvero la crisi, no, del comparto industriale, che è Detroit. Per i ragazzi, insomma, che amano il cinema, c'è, cioè, la Gran Torino, quello è Detroit, cioè è l'abbandono
di tutte quelle piccole case dell'aristocrazia operaia, perché chi lavorava nel comparto automobilistico statunitense guadagnava 4 volte di più che una stessa categoria, no, di lavoro. E quindi si poteva fare la villa. Tutto sconvolto, cioè tutte occupazioni, la violenza, eccetera. Loro hanno cominciato a ridurre, loro dimezzano la popolazione nel giro di 15 anni, cioè da 2 milioni di abitanti passano a 1 milione. Pensate che sconvolgimento davvero che è avvenuto. Loro piano piano hanno ricominciato a mettere a sistema la città, togliendo aree urbanizzate perché non ce n'era più bisogno, quindi hanno rinaturalizzato alcune parti della città, e dunque c'è stato uno sforzo collettivo nel pensare a una città del futuro. E Sesto San Giovanni non è davvero uno degli esempi più strepitosi per pensare a una città del futuro in cui non abbiamo più bisogno di tutto quell'immenso costruito che era il luogo dove potevano vivere decine di migliaia di famiglie, perché questo è stato Sesto San Giovanni, no? Nei periodi della grande industrializzazione. E perché mai non abbiamo più questa voglia di cimentarsi con un progetto così ambizioso? Perché ho provato a dirvelo prima, perché non abbiamo più a cuore la città nel suo insieme, l'abbiamo abbandonata, cioè non abbiamo più davvero gli strumenti culturali per dire dobbiamo fare un progetto che ci vede tutti uniti. Se solo rimettiamo questo dal punto di vista culturale al centro delle vite delle nostre comunità, noi abbiamo fatto un passaggio epocale. Cioè, noi siamo cresciuti, la dico così, siamo cresciuti molto, no, dal punto di vista dei luoghi di lavoro, del progresso economico delle nostre famiglie. Oggi stiamo in una fase che dura ormai da 15-20 anni, in cui stiamo tornando indietro, no? La scomparsa del ceto medio, l'impoverimento, eccetera. E quando tiriamo una riga e diciamo ci fermiamo un attimo, cominciamo a capire se non riusciamo davvero a ricostruire una comunità urbana che dà la possibilità di sviluppo. Allora qua introduco un elemento che tutte le città dell'Europa stanno mettendo insieme e che noi stentiamo. Se vogliamo dare lavoro ai giovani, noi dobbiamo creare degli incubatori, insomma, tutte le grandi invenzioni tecnologiche nascono in luoghi molto piccoli, nella cantina di quel genietto, nel piccolo ufficio degli altri giovani. È secondo me la mano pubblica che deve aiutare, e la mano pubblica aiuta se all'interno di un quartiere di periferia, sul luogo dove c'era la produzione, faccio una serie di incubatori d'impresa che sono dati davvero con affitti simbolici a ragazzi che hanno voglia di cimentarsi con il futuro. Già questo sarebbe. Io lo so che avviene a Sesto San Giovanni, avviene, però non avviene con questo modo sistematico, cioè mettendolo a regime, mettendolo appunto a sistema, facendo in modo che sia la grande davvero idea che ci tiene ancora una volta tutti uniti. Non è più il granaio, vogliamo che le nostre idee producano davvero occasioni di lavoro, occasioni davvero di straordinarie opportunità per il futuro, guardare il futuro. Però qui vengo a un'altra piccola, secondo me, suggerimento davvero per Chiara. Noi abbiamo quasi tutto, né? Le nostre città hanno servizi, lo so che la scuola di Sesto San Giovanni è privilegiata perché sta dentro un parco, ma pensate a tutte le scuole che sono nate sulla grande richiesta che veniva dalle città che si ingrandivano. Noi abbiamo scuole che stanno all'angolo di strade molto trafficate, dunque sono esposte a un inquinamento da rumore, a un inquinamento atmosferico folle. E quando è che mettiamo anche qua a sistema il fatto che quei luoghi che danno il futuro ai bambini, perché appunto educano i bambini al futuro, perché non devono diventare gli elementi della centralità? La storia della città è piena di questo. Guardate, faccio solo un esempio, ma insomma, buttateci gli occhi quando andate nelle meravigliose città medievali. Tutti gli ordini mendicanti, e dunque siamo 200-300, 1200-1300, quando nascono prima i domenicani e poi i francescani e poi,
loro si insediano in parti molto marginali della città, perché è il primo esperimento che stiamo facendo. È come le nostre scuole, l'abbiamo messa all'angolo di quel semaforo perché non c'avevamo un'altra area, perché chi ha costruito ci ha lasciato purtroppo solo il rimasuglio della sua speculazione. Poi quei conventi sono stati congiunti con la città attraverso un sistema di assi e di piazze straordinario che ha dato la qualità a quei luoghi. E quando parte questa progettazione nuova delle nostre città per dire che quelle scuole disegnano una piazza e quella piazza è il luogo di riconoscimento della piccola comunità? Guarda, non ci vuole molto, lì non ci vogliono fiumi di soldi, ma ci vuole davvero l'intelligenza verso il futuro. Vengo all'ultima. Io so benissimo, Tor Bella Monaca è uno di questi quartieri che dopo il tramonto in alcune parti delle nostre periferie, non solo Roma, ma ovviamente in tutta Italia, a Pisa, scusate, io ci ho avuto una piccola esperienza 2 anni fa, davanti alla stazione di Pisa, cioè una delle città che ha fatto la storia dell'Italia, c'è la centrale dello spaccio non solo di Pisa, ma di mezza Toscana. E io mi ci sono trovato perché tornavo la sera, ritornavo a prendere il treno, insomma, c'ho avuto una brutta. Cioè, io maschietto e grande, figuriamoci una ragazza. Anche qua, quando è che disegniamo le strade in modo che io possa camminare senza avere gli angoli bui, come appunto davanti alla stazione di Pisa, che creano l'occasione per la violenza? Quando è che rendiamo trasparente la nostra città perché ridisegniamo i percorsi pubblici? Guardate che qui non dobbiamo andare lontani, basta andare, no, forse anche già in Italia, insomma, credo nel Felice Tirolo già c'è esempi, in cui ridisegniamo gli spazi pubblici. In Europa è così, le città si sono fermate e dunque i soldi che servivano per seguire queste espansioni incontrollate sono serviti per ridisegnare piazze, strade, per fare quel percorso pedonale illuminarlo a giorno in modo che anche la sera una ragazza uscita dal cinema può fare 500 metri per tornare a casa senza essere aggredita. Allora è qua che noi dobbiamo davvero, la città va ripensata, questa è io trovo affascinante davvero il fatto che dei giovani possano cominciare a pensare oggi alla città del futuro perché sono loro che portano sulle loro spalle la più alta contraddizione, le più alte differenze, e sono loro che avranno le chiavi per costruire, per ridisegnare, così come è sempre stato, le città del futuro. Le città non stanno mai ferme e seguono sempre le esigenze della comunità. E io so che oggi la sicurezza, in particolare delle donne, è l'elemento connotativo. Scusate, faccio un piccolo esempio, ma nella ricchissima Bolzano c'è un esperimento molto carino in cui i bambini possono andare da soli, i bambini dell'elementare possono andare da soli alla scuola elementare perché c'è una sorta davvero di percorso in cui quel negoziante vede tutte le mattine quel bambino e se non lo vede telefona. È così che si crea una comunità, perché lì c'è ciò a cuore, quella famiglia che manda il bambino e lo manda a piedi perché quel bambino poi si abitua meglio, no, alla socialità, non solo a scuola, ma anche si riappropria delle città. È questo che dobbiamo fare. Bellissimo esempio, professore, questo dei bambini che vanno a scuola da soli e forse potrebbero anche tornare a giocare da soli nei parchi. Ho ancora due domande, professore. Una di Pietro Boria, di Terza F, che ha intercettato un po' sia quello che lei aveva detto prima, sia quello che ha detto adesso a proposito della comunità urbana. E le chiede quale crede che sia la vera causa delle fughe dei cervelli, cosiddette, e quale crede che sia il miglior modo per la nostra comunità di farle diminuire, o diciamo così, sì, di far sì che sia non soltanto un'andata, ma un'andata e un ritorno, e soprattutto che arrivi anche qualcun altro, insomma, no? Da altri paesi, per far sì che sia uno scambio, non una perdita come adesso. Poi c'è invece Tobia di Terza Alfa, che le chiede: nel futuro ci possiamo aspettare una minore concentrazione di popolazione nelle città
dovuta alla minore necessità di lavorare a stretto contatto con i propri colleghi. Già ora ci rendiamo conto sempre di più quanto le nuove tecnologie possano cambiare i nostri lavori, costringendoci sempre meno a uscire di casa. Direi che è molto bello il verbo costringendoci, no? E non permettendoci. Questa eventuale minore concentrazione potrebbe migliorare la condizione sociale dei cittadini? Direi che possiamo poi concludere. Insomma, mi sembra che non ci siano altre domande, ma anche perché, insomma, il professore l'abbiamo effettivamente abbiamo tenuto in ostaggio per un po' di tempo. È chiaro che lì c'è bisogno di formare i medici e dunque nasce l'Università di Siena dedicata ai medici. Guardate che a Salerno c'era l'università più importante del Mediterraneo per i medici e poi viene cancellata dai Borbone perché vogliono riportare tutto a Napoli. Capite che quello è l'elemento, cioè quando io ho come dire, lo sguardo giusto per il futuro. Io devo creare poi le intelligenze che governano quel passaggio di costruzione della nuova società e dunque non spreco più i cervelli che peraltro, scusate la parola, fanno anche bene a guardare all'estero perché è meraviglioso pure lavorare all'estero, però è solo questo secondo me la chiave del futuro. Ci deve essere un impegno nel definire quali sono le categorie che formano la struttura del paese del futuro. Ma pensate all'uscita davvero di questa pandemia, quando l'anno scorso, incredibilmente, perché tutti cadono al pero, abbiamo scoperto che c'erano 40.000 posti vacanti di medici e infermieri. E quando apriamo i concorsi per questi ragazzi che non vedono l'ora di cimentarsi con una professione straordinaria come quella del medico? E qui è il pubblico che deve dare l'indirizzo. Io credo che la bilancia che si è così squilibrata, no? Che è solo l'iniziativa privata è importantissima. Io so bene che il privato crea ricchezza, è intelligente, quando, ma è la guida delle città, la guida delle nazioni, è un fatto pubblico, un fatto collettivo e dunque questa è la risposta per bloccare, vediamo dal negativo, la fuga dei cervelli. E veniamo a Tobia. Dunque, qui insomma, sarebbe lunghissima la discussione da intavolare con voi. Non so da dove cominciarla sta storiella di Tobia, perché questa ci riporta davvero alla concezione complessiva. Me la cavo così. Ritorno sullo squilibrio, cioè c'è stato uno squilibrio oggettivo, così riprendo anche una risposta per Chiara di prima, cioè quando si disegnano tutti i quartieri, quando si disegnavano e adesso ce ne abbiamo meno necessità, c'era davvero l'esigenza legislativa, quindi era una legge, la legge va rispettata, di dire che c'erano i servizi. Non è stato fatto. Lo dobbiamo fare adesso, lo dobbiamo fare a posteriori con la grande difficoltà di intervenire su città. Che già sono consolidate, che già hanno il loro impianto stradale, che hanno. E allora è questa grande difficoltà, secondo me, che noi dobbiamo
dobbiamo saper affrontare, perché qui ci sono proprio strumenti culturali nuovi che non sono mai stati affrontati, perché le nostre città sono sempre ampliate. In qualsiasi città, davvero la straordinaria Milano, sono 2, 3, 4 cinta murarie, cioè la città cresceva perché la crescita, e allora noi invece adesso dobbiamo andare in una riduzione. Allora, questa riduzione, così arriviamo a Tobia, ci porta a dire che è finita la capacità attrattiva delle città. Io, sai, caro Tobia, io non sono così convinto, perché io lo so che adesso alcuni intellettuali, architetti abbastanza conosciuti hanno parlato di questo. Io però, Tobia, sono convinto che nelle città c'è il liceo che frequentate voi, e Casiraghi non sta nella pedemontana di, non so se della Lombardia est o ovest. Casiraghi sta a Sesto San Giovanni, una città importante che ha 100.000 abitanti. E allora non sarà questo che nel futuro connoterà la nostra crescita urbana più delicata e più attenta alle persone? Cioè, io non sono così convinto. Io non sono per la fuga, no, romantica, luogo incontaminato, che non esiste più peraltro. Io sono per una strutturazione dei servizi che servono, che dia a quei luoghi periferici, perché sono meno localizzati, perché sono un po' più lontani dalle linee, no, ferrate di trasporto di massa, che gli diano la possibilità di stare allo stesso livello del liceo Casiraghi, perché altrimenti la perdiamo questa, altrimenti noi condanniamo a un'ulteriore marginazione queste parti del nostro territorio. Cioè, è come se noi ripercorressimo la vita che c'è stata tra il centro e le periferie, dove le periferie erano il punto, come dire, dell'esclusione, adesso lo moltiplichiamo in tanto. Se lo facciamo invece in maniera ragionata, dicendo che in quel luogo, perché lì c'è stata storicamente una produzione, perché lì c'è quella caratteristica del territorio, perché lì ci sono le morfologiche per fare un esperimento, allora vedete che anche lì noi, all'interno di piccoli agglomerati, diciamo di piccolo taglio, no, localizzativo, riusciamo a costruire il futuro. Io non ho dubbi su quello, guardate che la domanda è stimolante, la proposta, vi dicevo, è difficile, ma quante esperienze ci sono state all'inizio del Novecento di piccoli comuni in cui persone intelligenti hanno saputo creare un'occasione di lavoro che ha dato lavoro anche a 100-200 persone su comuni di 3-4 mila abitanti? Se torniamo a questo, io sono d'accordo con Tobia, no? Nel senso che ricostruiamo la ricchezza che noi abbiamo concentrato nelle città, la redistribuiamo su un territorio più largo. Però attenzione, qua vengo al mio mestiere, poi però mi dovete garantire che se voglio andare al concerto a Milano, io ho un treno che passa ogni 15 minuti e mi rende la vita gradevole. E allora non solo dobbiamo esportare occasioni di lavoro, ma dobbiamo anche connettere dal punto di vista fisico i nostri territori, perché questa è la qualità della vita, si misura anche nella facilità dei nostri spostamenti, e le nostre città sicuramente oggi non danno questa qualità della vita. Bellissima l'idea che in città, come dire, la città sia uno stato d'animo, insomma, in città io posso coltivare me stesso. Senta, professore, c'è un'ultimissima domanda, visto che è stato così gentile, ultimissima domanda di Arianna Torlaschi, quarta beta, che dice. Che ci chiede a lei naturalmente, se l'evoluzione delle periferie, l'integrazione dell'elemento naturale nella città deve partire dalla società, c'è quindi bisogno di un cambiamento radicale nella mentalità delle persone? Com'è possibile attuare fisicamente questo cambiamento? Cosa possiamo fare noi di pratico per migliorare? Naturalmente domanda, come dire, enorme, però mi sembra che
Però mi sembra che cominciare a dire ecco, che posso gli stimoli cominciare che ha a dato dire che il gli stimoli che ha dato il professor Verdini oggi penso che abbiano fatto Verdini venire oggi penso che a abbiamo molti fatto di venire voi, voglia a molti di voi, di, non lo diventare so, architetti, diventare o guardare, architetti. all'architettura o guardare, come dire, al disegno dei piani regolatori della propria città con uno sguardo più attento e anche più critico, quindi di cittadinanza attiva, come dicevamo prima col professor Cartosio, no? E quindi già credo che oggi abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista. E adesso però naturalmente lascio rispondere domanda epocale, professor Verdini, ma insomma lei oggi ne ha avute parecchie di domande epocali, quindi l'ultimo sforzo. Beh, le domande fanno onore all'intelligenza dei ragazzi del liceo, del vostro liceo, perché anche questa di Arianna è strepitosa. Però anche qua, insomma, tanto il soggetto io ce l'ho chiarissimo, insomma, ormai chi come me ha raggiunto un'età che non è più quella del liceo, deve lasciare il testimone a una generazione che abbia un altro modo di vedere le città. Io lo so che quando studiavo noi ci facevano tutti gli esempi dei grandi quartieri, dell'evoluzione del quartiere, di espansione di questo, più o meno belli, più o meno, però era quello il lessico che noi avevamo sotto gli occhi tutti i giorni, perché quello sembrava il nostro mestiere. Io credo che oggi il mestiere dell'architetto e dell'urbanista sia quello di avere l'intelligenza strepitosa, e qui davvero sono molte le discipline, dall'antropologia alla storia dell'arte, che guidano l'architetto e l'urbanista nella ridefinizione degli spostamenti nelle città, cioè nel ridisegno, nelle gerarchie delle nostre città, con piccole mosse poi, e quindi è chiaro che i soggetti, per rispondere a Arianna, siete voi ragazzi che studierete, qualsiasi sia lo studio. Faccio anche qua una piccola parentesi: sono io adesso che abuso della vostra pazienza. Io ho avuto un incontro 3-4 anni fa con un ragazzo che mi venne a trovare e mi diceva: no, io volevo. Lui è un medico, pensate, un medico che si era laureato ormai aveva fatto tutto il suo corso di studi, si voleva specializzare nello studio dei punti critici della morbidità nelle città. Io rimasi sconvolto. Lui era un ragazzo bellissimo, proprio giovane, giovane, giovane e pieno di idee. Io ho detto: come ci hai pensato una cosa così? Perché io vivo in periferia e vedo che le persone invecchiano prima e c'hanno più malattie. Perbacco, guardate, sono uscite proprio in quest'ultimissimo periodo, non solo la ASL di Torino, in cui l'aspettativa di vita tra chi vive in centro e in periferia è anche di 4 anni a Torino minore, no, in periferia piuttosto che chi vive in centro. E allora, per tornare alla domanda di Arianna, non solo c'è bisogno dell'architetto e dell'ingegnere, ma c'è bisogno pure dell'esperto di medicina sociale che ci dice: attenzione, che lì c'è si è accesa una spia rossa, e dunque dobbiamo intervenire in qualche modo, perché evidentemente c'è una contraddizione. Però bisogna sempre chiudere con l'elemento di speranza. Ma io non ho dubbi, cari ragazzi, scusate, io l'ho vissuto a Roma, perché poi purtroppo per me non mi posso più muovere in tutta Italia come facevo prima. Però le notizie di tante persone che conosco, ma chi ha dato, chi ha sostenuto questo anno e mezzo ormai, no? Anno e 2 mesi di pandemia? Chi l'ha sostenuta la comunità urbana, se non i ragazzi che non vedo perché mi sono oscurati, o tutti i ragazzi che io incontro? Guardate che questo è stato un elemento strepitoso su cui si parla poco. Continuiamo a parlare dei cervelli in fuga, tutta la retorica. E perché non si mette a frutto il fatto che dei ragazzi meravigliosi hanno sostenuto, portando un pacco di pasta a quella famiglia oppure portando quella persona anziana a fare la spesa? Cioè, è questa la ricchezza che noi abbiamo messo in campo durante la pandemia. E allora, per tornare alla domanda, io lo so che c'è bisogno di un'evoluzione culturale nel
capire la città sotto altri occhi, capire che la città è fatta anche degli spazi vuoti, ma gli spazi vuoti ben disegnati che ti permettono di andare da un posto a un altro. Ma questa trasformazione già sta nelle cose, perché io l'ho vista all'opera in tutti i quartieri davvero di periferia di Roma, dove si è messa in moto dal punto di vista proprio automatico, non c'è stato nessuno che ha spinto il bottone, lì c'è stata una tensione da parte di gruppi di giovani che non hanno nemmeno un'associazione che li accomuna, che però si sono sentiti in dovere di muoversi e di dare un contributo al mantenimento appunto, del tono sociale in un momento di grande crisi. Quindi i germi ci stanno tutti per finire e li dobbiamo soltanto saper guardare. Tante volte non li guardiamo con la dovuta attenzione, ma i giovani secondo me sono molto più attenti di noi. Grazie comunque. Grazie a lei, professore, è È stato stato un vero un vero piacere piacere starla ad stare ad ascoltare e ascoltare e credo che grazie grazie naturalmente anche a a tutti tutti i i ragazzi e ragazzi ragazze che hanno che seguito, che hanno hanno partecipato, partecipato, i i professori, professori, a a tutta tutta la la parte parte tecnica tecnica che che ha ha permesso permesso questa questa cosa cosa per per noi noi difficile, difficile, avvenisse avvenisse senza senza problemi. problemi. È È stato stato un un vero vero piacere piacere perché, perché, come come ho ho sempre sempre detto detto ai ai ragazzi ragazzi quando ho quando ho presentato presentato le le iniziative iniziative di di educazione educazione civica, civica, questa questa nuova nuova disciplina, disciplina, insomma, insomma, che che la la legge legge come dire, ci ha indotto a mettere in campo, ha, secondo me, la grande caratteristica positiva di obbligarci, insomma, mettiamola così, a confrontarci con temi che non sempre possono entrare nella scuola, perché giustamente a scuola non si possono insegnare tutte le materie, no? E non si possono, come dire, toccare tutti gli argomenti. E invece, come dire, questo ci deve mostrare che quelle cose che stanno scritte sulla Costituzione, come lei ha citato l'articolo 3, che talvolta sembrano aride, insomma, un po' fredde, un po' lettera morta, insomma, sono invece parte integrante della nostra esperienza di vita, al punto quando noi, insomma, stiamo a aspettare un tram che non arriva o quando siamo tagliati fuori da un'arteria che divide il nostro quartiere dal resto della città. E quindi io la ringrazio tantissimo perché lei ha reso affascinantissimo, estremamente affascinante il cammino della città ed è stato molto interessante sentirla parlare di bellezza, come elemento costitutivo dell'essere umano. E anch'io trovo assolutamente commovente vedere, quello che ci hanno lasciato i nostri antenati nelle caverne, pensando alle loro condizioni terribili di vita e però al bisogno di esprimerle artisticamente. E quindi, come dire, siccome dalle caverne siamo venuti, ci siamo anche un po' ulteriormente evoluti, speriamo che questa nostra grande intelligenza ci permetta di non distruggere la nostra civiltà, ma anzi di salvarla e di renderla migliore. Grazie, Grazie, professor professor Berdini, di averci dedicato il suo tempo. In bocca al lupo per tutto. E buona giornata e ci vediamo presto comunque. Arrivederci, Arrivederci, grazie grazie. ancora. Grazie, Buona giornata a voi, grazie. grazie tante.